Un luogo bellissimo e silenzioso, a pochi chilometri da Betlemme, dove pregare e riflettere, concedendosi una pausa spirituale insieme a lunghe camminate nella natura. È nata tra il verde straordinario che ha ispirato il Cantico dei Cantici, l'oasi mariana di spiritualità delle Suore di Maria Santissima dell'Orto, inaugurata domenica 11 marzo. A tagliare il nastro in una giornata baciata dal sole di primavera, il Patriarca Latino di Gerusalemme, Monsignor Fouad Toual. Lontano dallo stress della vita quotidiana, l'oasi di spiritualità del Monastero dell'Hortus Conclusus offre un luogo di accoglienza a chiunque voglia concedersi alcuni giorni di riposo, mettendosi in ascolto della voce di Dio e di quella della propria anima, come spiega Suor Maurizia, consigliera generale dell'Istituto delle Suore di Maria Santissima dell'Orto. Noi diciamo fermiamoci un po', aiutiamo la gente a fermarsi, quindi chi desidera fare un'esperienza diversa di sosta, di preghiera, qui trova l'ambiente adatto, un ambiente direi carico, no, di pregnanza biblica. Qui siamo nella valle del Cantico dei Cantici, vicino a noi sono le vasche di Salomone e quindi abbiamo pensato a questo, proprio a un pellegrinaggio diverso. La struttura che sorge davanti al villaggio di Ortas, nello stesso edificio che fino ad alcuni anni fa ospitava un orfanotrofio, comprende 34 nuovissimi posti letto, insieme a mensa e trasporto a Betlemme con visita dei luoghi più sacri. L'oasi mariana dell'Hortus Conclusus non vuole però mettersi in concorrenza con gli hotel di Betlemme, ma presentare piuttosto un'alternativa ai pellegrini in Terra Santa. Noi vorremmo proprio offrire un luogo dove chi desidera vivere un pellegrinaggio diverso possa trovare spazio. Quindi uno spazio di silenzio, come ti dicevo prima, di rielaborazione di quello che uno vede, di quello che uno calpesta. Perché io, facendo il pellegrinaggio più volte in Terra Santa, mi sono accorta che venendo in questi luoghi è sempre motivo di grande commozione, il cuore si muove, no? Però c'è il rischio che il pellegrinaggio si traduca in andare. Da oltre 100 anni le Suore di Maria Santissima dell'Hortus Conclusus, con grande devozione e umiltà, si prendono cura degli abitanti del villaggio musulmano di Ortas, oggi anche attraverso un servizio infermieristico ambulatoriale e una scuola materna con 100 bambini. Questa opera che oggi apre le sue porte di un modo un pochino più organizzato, ma non è che è il primo passo, perché di sempre Hortus Conclusus è stato un posto che procura accogliere e mantenere viva quel desiderio di Dio che già è presente in ogni uomo. Una pausa spirituale di un giorno, di una settimana o di un tempo a piacere, affidandosi a cure premurose in mezzo alla bellezza della valle del Cantico dei Cantici.